Domenica ci sarà la domenica ecologica, come la trascorrerai? Ah, chiusi in casa, visto anche periodo Covid, e poi comunque abitando in centro ci muoveremo a piedi, nel caso un giretto in piazza, ecco, niente di più. Francamente non è un problema che mi si pone, perché abitando in centro non soffro di questa, diciamo, restrizione, però effettivamente mi metto nei panni anche di chi ha attività qui in centro. Limitare il traffico delle macchine probabilmente crea qualche disagio, per cui sì, da un lato va bene, dal lato, diciamo, della nostra economia, che in questi anni, in questi mesi sta soffrendo in maniera molto forte, forse non è il caso di farlo. Per carità, la salute è prima di tutto, però rimango molto perplesso, ecco tutto qua. Sarà un'opportunità per venire a fare una passeggiata in centro, per vedere anche i negozi e magari approfittarne di un momento per pensare anche a quello che è l'ambiente. Allora, riguardo a tutte le proposte che sono pro-sociali, io sono sempre favorevole, a prescindere, sia nel piccolo che nel grande impegno. Io la trascorrerò, penso, normalmente, magari aderendo a qualche iniziativa, perché credo di attuare già nel mio personale azioni che siano a favore di questo. Beh, io penso che è una cosa giusta e bella, perché così almeno possiamo girare per la città tranquillamente senza aver paura che qualche macchina possa prendere anche addosso, diciamo, ecco, e i bambini possono correre per strada più tranquilli, diciamo. Però è una cosa bella, perché almeno anche l'aria diventa più pulita, piuttosto quando girano e circondano le macchine, anche quelle di anni 90, per strada. Ecco, io penso questo. È solo un fatto pubblicitario, non utile, assolutamente. Che un giorno non basta? Crea solo disagi, inutilmente, senza risolvere problemi.